Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, aiutami a vivere in esso perché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume secondo, capitoli 85, 87, 22, 24 e 25 ottobre 1899. Continua Gesù a farsi vedere afflitto. Nell'atto che è venuto si è gettato nelle mie braccia tutto sfinito di forze.
quasi volendo un ristoro. Mi ha partecipato qualche poco delle sue sofferenze e dopo mi ha detto: figlia mia, la via della croce è una via battuta di stelle, e come si cammina, quelle stelle si cambiano in soli luminosissimi. Quale felicità sarà dell'anima per tutta l'eternità essere circondata da quei soli? Poi il premio grande che do alla croce è tanto che non c'è misura né di larghezza né di lunghezza. È quasi incomprensibile alle menti umane. E questo perché nel sopportare le croci non ci può essere niente di umano ma tutto divino. Gesù le mostra il suo dispiacere e la necessità di castigare l'uomo riprodotto dell'essere divino. Questa mattina il mio adorabile Gesù è venuto e mi ha trasportata fuori di me stessa, in mezzo alle genti. E Gesù pareva che guardavo con occhio di compassione le creature, e gli stessi castighi comparivano sue infinite misericordie, uscite dal più intimo del suo cuore amorosissimo. Onde, rivolto a me, mi ha detto: figlia mia, l'uomo è un riprodotto dell'essere divino, e siccome il nostro cibo è l'amore sempre reciproco, conforme e costante tra le divine persone, essendo l'uomo uscito dalle nostre mani e dall'amore puro disinteressato, è come una particella del nostro cibo. Ora questa particella ci è divenuta amara, non solo, ma la maggior parte, discostandosi da noi, si è fatta pascolo delle fiamme infernali e cibo dell'odio implacabile dei demoni, nostri e loro capitali nemici. Ecco lì la causa principale del nostro dispiacere, della perdita delle anime. È questa, perché sono nostre, è cosa che ci appartiene. Come pure la causa che mi spinge a castigarli è l'amore grande che nutro per loro e per poter mettere in salvo le loro anime. E Dio, Signore, pare che questa volta non avete altre parole da dire che di castighi. La vostra potenza tiene tanti altri mezzi come salvare queste anime. E poi, se fossi certa che tutta la pena cadesse sopra di loro, con restare voi libero senza soffrire in loro, pure mi contenterei. Ma vedo che già state soffrendo molto per quei castighi che avete mandato. Che sarà se continuate a mandare altri castighi? E Gesù: con tutto ciò che soffro, l'amore mi spinge a mandare più pesanti flagelli. E questo perché non c'è mezzo più potente di far entrare in se stesso l'uomo e fargli conoscere che cosa è il suo essere, cor fargli vedere disfatto se stesso. Gli altri mezzi pare che lo ingagliardiscono di più, onde conformati alla mia giustizia. Vedo bene che l'amore che tu mi vuoi ti spinge tanto a non conformarti con me e non hai cuore di vedermi soffrire. Ma anche mia madre mi amò più di tutte le altre creature, che nessun'altra può mai pareggiarla, eppure per salvare quelle anime si conformò alla giustizia e si contentò di vedermi tanto soffrire. Se ciò fece mia madre, come non lo potresti tu? E nell'atto che Gesù parlava, mi sentivo tirare la mia volontà talmente alla sua che quasi non sapevo più resistere di non conformarmi alla sua giustizia. Non sapevo che dire, tanto mi sentivo convinta, ma però non ho ancora manifestato la mia volontà. Gesù è scomparso ed io sono rimasto in questo dubbio: se devo o no conformarmi. Continua il mio dolcissimo Gesù a manifestarsi, quasi sempre lo stesso. Questa mattina ha aggiunto: figlia mia, è tanto l'amore verso le creature che come un eco risuona nella regione celeste, riempie l'atmosfera e si diffonde soprattutto quanto la terra. Ma qual è la corrispondenza che fanno le creature a quest'eco amoroso? Ahi, corrispondono con un eco di ingratitudine velenoso, ripieno di ogni sorta di amarezza e peccato, con un eco quasi micidiale, atti solo a ferirmi. Ma io spopolerò la faccia della terra, ciocché quest'eco risuonante di veleno più non assordisca le mie orecchie. Ed io: ah, Signore, che dite? E Gesù: io non faccio altro che come un medico pietoso che ha gli estremi rimedi verso i suoi figli, e questi figli sono ripieni di piaghe,
Che fa questo padre medico che ama i figli suoi più che la propria vita? Lascia incancrenire queste piaghe, li farà perire per timore che applicando il fuoco, i ferri, verranno essi a soffrire? No, mai. Sebbene sentirà come se sopra di sé si applicassero tali strumenti, con tutto ciò mette mano ai ferri, squarcia e taglia le carni, vi applica il veleno, il fuoco, per impedire che più si inoltri la corruzione. Sebbene molte volte succeda che in questa operazione i poveri figli muoiono, non era questa la volontà del padre medico, ma la sua volontà è di vederli risanati. Tale sono io. Ferisco per risanarli, li distruggo per risuscitarli. Che molti ne periscono, non è questa la mia volontà. Questo è effetto solo della loro malvagia ed ostinata volontà. È effetto di quest'eco velenoso che fino a vedersi distrutti vogliono inviarmi. Dimmi, mio unico bene, aggiunsi io, come potrei raddolcirvi quest'eco velenoso che tanto vi affligge? E l'unico mezzo è che tu faccia sempre tutte le tue operazioni per solo fine di piacermi e che impieghi tutti i sensi e le potenze tue per il fine di amarmi e glorificarmi. Siccome ogni tuo pensiero, parola e tutto il resto non vorrà altro che l'amore che hai verso di me, così il tuo eco salirà gradito al mio trono e raddolcirà il mio udito. Allora, abbiamo saltato una sezione abbastanza ampia dove Gesù, essendo un tema che in parte abbiamo già trattato, parla e mostra alcuni castighi inviati sull'umanità con tutte poi le consuete, diciamo, amorose diatribe tra lui e Luisa, che qui ne abbiamo l'eco nei brani che abbiamo appena ascoltato, nel senso che lui soffrendo, ecco, e manda delle sofferenze agli uomini perché si ravvedano, e questo però causa sofferenze anzitutto al cuore di Gesù, e Luisa che cerca in qualche modo di fermare queste cose, anche ricordando a Gesù, come fa anche qui, guarda che anche se fai questa cosa, tu soffrirai anche tu, quindi non è che ti allevi alle sofferenze per la salvezza delle anime, perché Gesù appunto soffre, quindi devo sempre ricordarlo nel vedere noi nella sofferenza, ecco. Ma qui ci sono delle rivelazioni molto importanti, molto bella l'esempio che fa Gesù del medico, no? Che ha delle chiavi in crancrena. E supponendo che il paziente fosse un figlio, è chiaro che dovendo incidere, dovendo far vedere le stelle, insomma, al figlio, il medico padre soffre. Però ecco l'argomento di meditazione su cui noi dobbiamo molto riflettere. La situazione è questa. E oggi mi sono molto peggiore del 1899, l'umanità è in cancrena. Che cosa vogliamo fare? Sappiamo tutti quanti dall'esperienza sensibile che quando c'è una cancrena l'unico sistema è recidere, è incidere la ferita e cercare di isolarla, di evitare, insomma, che si diffonda e che appesti e corrompa tutto il corpo. Questa è sempre la chiave di lettura dell'agire di Dio nella storia della salvezza, ma prima di questo io, insomma, nella meditazione è importante considerarlo. Io leggendo questi volumi sono rimasto, non dico stupito, ecco, perché sono cose note, no? Però non ho potuto fare a meno di notare che nonostante il cammino di ingresso nel regno della divina volontà, il tema dei cosiddetti castighi divini è ampiamente sviluppato. Ci torna Gesù in numerose circostanze. No? E questo deve far molto pensare, specialmente in relazione a tanti che pensano di bypassare questo aspetto, che fa parte non solo, come vediamo qui, della giustizia di Dio, ma fa parte della sua misericordia. Ecco. Perché
Leggiamo qui che gli stessi castighi comparivano come sue infinite misericordie uscite dal più intimo del suo cuore amorosissimo. Così come le croci, quando Gesù parla dei pregi della croce, no? Gli uomini ordinariamente concepiscono le croci come disgrazia, ma le croci in realtà sono grazia. E ci sono varie forme, vari tipi di croce, no? Una, Gesù qui la mostra, ed è croce interiore ma assai dolorosa, è quella di veder soffrire le persone a cui vogliamo bene. No. Noi magari non ci pensiamo mai, no? C'è una persona a te vicina che sta male, per tante situazioni, di qualunque genere. Può essere una malattia, può essere un'infermità, può essere una situazione di difficoltà di vita, no? E tu chiaramente per l'amore che hai verso quella creatura ti dispiace che quella sta male. Ecco, ci abbiamo mai pensato che questa potrebbe essere una croce da offrire al Signore? Cioè che certamente è volontà sua che quella persona stia male, ma è anche volontà sua che di riflesso stiano male le persone che la amano. Gesù fa l'esempio molto, molto eloquente di sua madre, no? Cioè la passione di Maria Santissima, se noi ci pensiamo, cioè a livello fisico la Madonna, almeno durante i giorni della passione, quindi a prescindere dalle penitenze che certamente le ha fatto, non gli è successo niente. Quello che gli è successo è certamente di sentire un pochino di, a lei personalmente, gli insulti, anche rivolti a lei, gravi anche. E da un punto di vista direi, però da un punto di vista si dice che nessuno ha sofferto tanto quanto ha sofferto la Madonna, ed è vero, ma la Madonna ha sofferto completamente interiormente. Le sofferenze di Maria Santissima erano le sofferenze di Gesù. Era compassionare, era compartecipare tutto quello che Gesù stava soffrendo. Anche lì la Madonna, con tutto l'amore che aveva verso Gesù, se per assurdo, no, il figlio avesse avuto qualche titubanza nell'andare a soffrire la passione, magari anche motivata dal fatto di dire no, io questo dolore è così grande, ma magari non te lo do, troviamo un altro sistema, la Madonna ce l'avrebbe portato lui lì. Questo dobbiamo molto pensarci. E proprio tra i cambiamenti sostanziali, diciamo così, a mio avviso, di mentalità che avvengono necessariamente se uno si spinge dentro il regno del Divino Volere, è una diversa considerazione delle croci ed è anche una più profonda comprensione di questa delicata tematica, delicata e controversa oggi tematica, dei cosiddetti castighi divini. Ecco, una chiave di lettura perfettamente consona alle rivelazioni del Divino Volere, che poi sotto questo punto di vista non sono altro che un eco della divina rivelazione, no? Dice che l'uomo è il riprodotto dell'essere divino, cioè noi siamo stati creati di immagine e somiglianza di Dio, certamente per conoscerlo, amarlo e servirlo, ma anche per essere l'oggetto della sua compiacenza, per accogliere il suo amore. Cioè tutto quello che si vede nei passi degli scritti che parlano della creazione, che parlano di Adamo, mostrano questo idillio originario tra il creatore e la creatura, dove non soltanto la creatura ma il creatore si compiaceva di inondarla di doni che erano accolti, che erano vissuti, che erano ricambiati, e questo formava la felicità d'Adamo, ma formava anche la gioia di Dio. Noi questo non ci pensiamo. Col peccato originale questa catena si è rotta e non soltanto è iniziata la rovina e l'infelicità di Adamo, disastro totale, ma è iniziata anche la, tra virgolette,
la tristezza di Dio, il dispiacere di Dio, la causa principale del nostro dispiacere della perdita delle anime. Uno dei motivi per cui il demonio è scatenato e fa la guerra per portarsi più anime possibili all'inferno, a lui di noi non gliene importa assolutamente niente, l'ho detto tante volte. Lui combatte la sua personale battaglia contro Dio e soprattutto contro il figlio di Dio che si è fatto uomo come noi, per nostro amore. Il campo di battaglia sono gli uomini, sono le anime, l'oggetto del contendere. C'è molto, a mio avviso, da deplorare un certo andazzo contemporaneo che sembra aver completamente dimenticato, cioè, la serietà del combattimento spirituale, soprattutto il fatto che le anime sono ordinariamente pascolo delle fiamme infernali, ordinariamente, d'accordo? La maggior parte, dice Gesù, e cibo dell'odio implacabile dei demoni, nostri e loro capitali nemici. Cioè, è raro, ecco, che ne so, quando una persona vede un gran peccatore, dica: questo poveraccio è completamente insatanassato, nel senso che non è indemoniato come gli indemoniati che sono posseduti, ma la sua anima purtroppo è diventata il trono del diavolo, perché se una persona fa il male e non fa il bene, è cattivo, certamente non sta in grazia di Dio, quella non è roba che viene da Dio. D'accordo? E certo che l'uomo coopera con la sua libera volontà, perché l'uomo coopera sia nel bene che nel male, perché se accoglie il Signore la sua grazia vi corrisponde, se fa santo, se la respinge non vi corrisponde, se fa dannato. Quindi non è che l'uomo è uno spettatore inerte di quello che accade intorno a sé, e per cui come una banderola è sballottato tra Dio e l'inferno senza che ci possa fare niente. No, c'è una sua cooperazione, però è anche vero che c'è un'azione feroce, odio implacabile dei demoni. E noi sappiamo che c'è certamente un certo mistero su questo, cioè sul fatto che i demoni hanno una certa libertà di azione, ma sappiamo anche, questo lo sappiamo dalla dottrina sana della Chiesa, che il potere che c'è il demonio sulle anime è proporzionato a quello che l'anima stessa gli dà. Come? Aprendogli le porte, come si aprono le porte vivendo lontano da Dio e dalla sua legge e dai suoi comandamenti e dai sacramenti. Gesù dice anche un'altra cosa, lui dice guarda, la tua potenza c'ha altri sistemi, usa altro per cercare di far riflettere l'uomo, no? Ma questa è una cosa che ordinariamente Gesù sempre fa. Lo stile ordinario che il Signore usa, almeno sempre il primo, è quello del farsi prossimo, è quello della condiscendenza, è quello della vicinanza, è quello della carezza, è quello della persuasione. Questo è quello che Gesù fa ordinariamente, perché non ha nessuna voglia, insomma, che l'uomo si volga a lui sotto il peso della sofferenza o del dolore. Il problema è che Gesù stesso dice che gli altri mezzi, anziché fargli bene, pare che lo ingagliardiscano di più, perché l'uomo può scambiare la divina misericordia o con debolezza di Dio o con assenza di Dio. Capite? Purtroppo siamo fatti così. E quando questo dovesse succedere, una cosa tanto bella, pensiamo per esempio alla Divina Misericordia, no? Di cui San Giovanni Bosco stesso diceva che se la Divina Misericordia uno la interpreta e la usa malamente, anziché diventare il più grande e formidabile strumento di salvezza, ringraziamo Dio che ci fosse, se no faremo tutti una brutta fine, paradossalmente diventa, anche qui, pasto per i demoni. Perché l'abuso, diciamo così, della Divina Misericordia porta l'anima alla rovina, perché anziché spronarla alla salvezza, la fa, come dire, in qualche modo adagiare, dormire nel peccato, tanto Dio mi perdona, tanto poi ci penserò, tanto alla fine in paradiso ci vanno tutti. Ecco, questa è una caricatura, insomma, una deformazione.
della Divina Misericordia. L'ultima cosa su cui meditare un po', a mio avviso, è quando Luisa chiede a Gesù: come posso raddolcirvi che stai povero e non so che tanto vi affligge? Allora, c'è una premessa a questa considerazione. Noi comprendiamo se e quanto amiamo il Signore in base a quanto soffriamo con Lui. Che significa soffriamo con Lui? Cioè soffriamo, ci rattristiamo delle cose che a Lui fanno rattristare. Cioè, quando noi, per esempio, vediamo qualcuno che fa il male, anche quando lo facesse contro di noi, non dobbiamo, come è proprio della volontà umana, imbrunirci o risentirci o indispettirci o adirarci o reagire in alcuni casi, no? Al male che è stato fatto a noi. Ma se una persona fa un peccato contro di te, ti tratta male, ti fa un'offesa, se tu vivi nella divina volontà, ti addoloreresti molto meno per questo che non per l'offesa che viene fatta a Dio. Quella cosa che sta facendo quel fratello o quella sorella ferisce il cuore di Gesù, gli dispiace, deturpa quell'anima. Quando Gesù dice: beati gli afflitti perché saranno consolati, dove stanno questi generi di afflitti oggi? Cioè, beati coloro che piangono per le cose per cui si deve piangere. La cosa grande per cui si sta a piangere è il peccato proprio altrui. Questo ci sta molto da piangere, perché i peccati vanno pianti per essere distrutti. E i peccati sono stati la causa della passione di Gesù, della sua morte, e sono la causa del suo dispiacere attuale. Molto deve essere occupata la nostra mente in questo pensiero, no? Che è complesso, ecco. Gesù soffre, primo, perché si vede respinto da queste anime, secondo, perché le vede precipitare verso l'inferno senza che si possa fare niente, terzo, perché viene derubato di ciò che è suo, no? Le anime sono state fatte da lui e per lui, quarto, perché viene impedito, questo l'abbiamo meditato tante volte, di riversare sull'uomo tutto il bene, tutte le grazie, tutte le benedizioni che vorrebbero fargli fare una vita da gran signore, e invece lo vede ridotto come un mostro che cammina, perché tali sono la maggioranza degli uomini. Se uno ci pensasse bene, se avesse un pochino di carità nel cuore, veramente sarebbe da, come hanno fatto alcuni santi, compreso San Francesco, il fiumi di lacrime spargevano. Santa Caterina da Siena lo faceva anche con, in forza di un dono soprannaturale. Questo è un dono che si può chiedere, tra l'altro, al Signore, il dono delle lacrime, non per diventare piagnoni, ecco, o depressi, ma per imparare a piangere santamente. Nello Stabat Mater, in quella bellissima sequenza di Jacopone da Todi, diciamo, fac me te con plangere, alla Madonna, fammi piangere con te, fa che le piaghe del Signore siano le piaghe mie, ecco, no? Ei amater fons amoris me sentire vim doloris facute cum lugiam, no? Ei, o madre, fonte del dolore, fonte dell'amore, fammi sentire la forza del dolore affinché pianga con te, la violenza del dolore. Ecco, tutte queste cose devono essere oggetto dei nostri pensieri. Se queste cose non ci sono, cioè se tu non te ne porta niente dei peccati tuoi, di quelli altrui, se non hai compassione anche, no? Quante volte la Madonna ha detto: abbiate compassione di mio figlio, smettetela di peccare, l'ha detto a Fatima, l'ha detto a Santa Saletti, cioè, abbiate pietà, no? Almeno in questo senso. Non ti preoccupare, non ne farò una tragedia, ma l'amore verso Gesù è poco. E per consolarlo, però, capite, uno per consolarlo dice: come potrei raddolcirvi questo ego veronoso che tanto vi offrite? Certo che Luisa stava male, che Gesù stava male,
Dice, che ci posso fare io per consolarti un po'? E lui, l'unico mezzo è che tu faccia sempre tutte le tue operazioni per solo fine di piacermi. Questo ritorno, questo qui, no? E che noi agiamo solo per lui e per piacere a lui. Fare o non fare una cosa, pensare o non pensare una cosa, dire o non dire una cosa, solo per piacere a lui. E che impieghi tutti i sensi e le potenze tue per il fine di amarmi e di glorificarmi. Questo vale per tutti, cioè, comprendiamo e poi fermiamo la meditazione che prima ancora che pane quotidiano del regno della divina volontà, ecco, questo pensiero a Gesù come vero Signore della nostra esistenza caratterizza ogni tipo di percorso verso la santità. Noi dobbiamo assolutamente su questo fare attenzione, lavorarci ed essere vigili e presenti a noi stessi, cioè, nelle varie situazioni, come dire, potenzialmente indeterminate, infinite, che ci capitano nella giornata, avere lo sguardo su cosa vuole che io faccia adesso, qual è la cosa che piace a lui in questa situazione contingente. Questo dobbiamo lavorarci sopra, se vogliamo essere della schiera degli innamorati di Gesù e di Maria. Il regno della divina volontà è questo. C'è bisogno di qualcuno che ami per tutti, che sia santo per tutti, che ripari per tutti. Chiediamo adesso un attimo di silenzio al Signore, che faccia sempre più luce nella nostra anima e ci aiuti a vivere così. Dio Maria, concedici non soltanto quel senso profondo di comprensione, ecco, delle operazioni divine nella nostra esistenza, ma anche questa forma di amore grande nei tuoi confronti, in quelli nei confronti di Gesù, che ci renda veramente compartecipi dei vostri dolori, delle vostre sofferenze e quindi perfettamente uniformati al vostro volere, in ordine a ciò che dispone per noi,
cercando di utilizzare tutto, ecco, per potervi raddolcire e consolare, e in ordine anche a quello che dispone intorno a noi, qualunque esso sia, ricordando che non dobbiamo mai essere turbati da nulla, ecco, perché tutto quello che accade, accade sotto la supervisione, sotto il controllo della Divina Volontà. Il nostro unico intento deve essere agire al fine di piacere a voi e utilizzando tutte quante le nostre potenze, i nostri sensi, per amarvi e per servirvi. E basta. Lasciando che al resto ci pensi la vostra potenza e la vostra bontà. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico per la Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat. Amen.